Tempesta di vento, danni in tutto il Molise. A Casa Calenda crolla la palestra della scuola elementare. Regione, Roberti lancia la proposta di legge per istituire le figure di due sottosegretarie del Garante per l'infanzia. Furti in via Carducci a Campobasso, ladri minacciano vigilante con un'arma da taglio. Problemi sulla linea ferroviaria, Venafro e viaggiatori attendono un'ora il bus ma il treno parte comunque, vuoto per Roma. Il fotografo del National Geographic Michael Yamashita espone al Festival della Fotografia Nomade di Campobasso. Buonasera dalla redazione di TV Molise, lo abbiamo visto nei titoli in apertura del TG, c'è una pagina dedicata al maltempo. Vento record in Molise toccati, 140 km orari, ingenti danni sia nella provincia di Campobasso che in quella di Isernia, flagellato il Basso Molise, crollata la palestra della scuola elementare di Casa Calenda, tetti scoperchiati e alberi sulle strade in numerosi comuni. Vediamo. Molise nella morsa del maltempo. La pioggia e soprattutto il forte vento di questa notte hanno causato danni e disagi in tutto il territorio regionale. Le conseguenze peggiori si sono verificate nella provincia di Campobasso e nel Basso Molise, ma anche l'area di Isernia e dell'Interland non è rimasta indenne. A Casa Calenda le raffiche hanno causato il crollo parziale del soffitto e delle mura esterne della palestra della scuola elementare, danneggiato anche l'impianto sportivo del paese. La sindaca Sabrina Lallitto, tramite Facebook, ha annunciato di aver disposto la chiusura delle scuole e del cimitero a scopi precauzionali e di star valutando insieme alla Giunta l'ipotesi di dichiarare lo stato d'emergenza. Scuole chiuse anche a Larino, Palata, Santa Croce di Magliano, Ururi e Morrone del Sannio. In quest'ultimo comune, così come a San Martino in Pensilis, si sono registrati diversi danni, soprattutto per via di tetti smantellati e tegole divelte e precipitate sulle strade. Episodi simili anche ad Agnone, dove il vento ha portato via una copertura in lamiera, cosa che ha richiesto l'intervento di una squadra di vigili del fuoco per impedirne il distacco. A Tavenna, ingenti ripercussioni per il cimitero comunale. Problemi si sono riscontrati per alberi caduti lungo la statale 647 nei pressi di Castro Pignano e sulla statale 17 tra Boiano e Sepino, tra Casa Calenda e Larino e dopo lo svincolo di Isernia Sud. Qui sono stati gli stessi automobilisti a intervenire per sgomberare parte della carreggiata in attesa dell'arrivo della Polstrada, ma il traffico ha comunque subito rallentamenti. Nella notte è stato chiuso il tratto dell'autostrada A14 compreso tra Montenero di Bisaccia e Vasto Sud. In provincia di Campobasso il vento ha toccato la velocità di 140 km orari, mentre in quella di Isernia ha superato i 110 km, come rilevato a Pesco Pennataro da turismometeo.it. A Pozzilli, squarciato il telone che riveste la struttura dell'azienda RES. A Colli a Volturno la transenna di un cantiere si è sganciata ed è finita sulle auto parcheggiate. Appelli alla cautela sono stati diramati da numerose amministrazioni comunali, centralini roventi nei comandi dei vigili del fuoco di Campobasso e Isernia. Nel capoluogo di regione sono state centinaia le richieste di intervento ricevute fin dalle ore della notte. Le posso dire che ci sono dalla nottata, da quando è iniziato l'evento ad ora, tantissimi interventi che stanno effettuando, più quelli in coda. Anche nella caserma Pentra non si contano le telefonate e le segnalazioni di danni. Una situazione in costante divenire, come precisato dal vicecomandante Luca Zotti. Ovviamente tutt'oggi ci sarà sicuramente anche uno strascico, perché tengo presente che mentre stanotte hanno chiamato solo quelli che hanno visto qualcosa cadere, ora nelle ore diurne, tutti quando vedono altri danni, infatti ci stanno chiamando man mano. L'allerta meteo l'ultima era fino a domani, ora vediamo se non arriva qualcun altro, e poi ovviamente sono meglio di me che ci sono fenomeni in evoluzione. E sul crollo che ha interessato la palestra della scuola elementare di Casa Calenda interviene duramente la sindaca Sabrina Lallitto, che attraverso un post commenta: a seguito di primi sopralluoghi sulla scuola primaria plesso di via De Gasperi, siamo in attesa dei vigili del fuoco e dei tecnici della protezione civile per le verifiche puntuali sulla palestra della scuola ormai non più agibile e sull'intero plesso. Quello che è accaduto, dice, è gravissimo. Le scuole
quali a seguito del terremoto dovevano essere gli edifici più sicuri. San Giuliano non ci ha insegnato nulla. Siamo stati fortunati perché in maniera prudenziale avevo deciso di chiudere la scuola in accordo anche con la giunta e la dirigente scolastica. Ma se ci fossero stati i bambini dentro, andremo a fondo sulla questione, conclude la prima cittadina, per comprendere se ci sono delle responsabilità o delle omissioni rispetto ai lavori di realizzazione dello stesso stabile. E restiamo sul maltempo. Il prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi, CCS, al quale hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti della Regione Molise, della provincia, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del Servizio di Protezione Civile Regionale, di ANAS, di Enel e di Telecom. È stato avviato un approfondimento congiunto della situazione nei vari comuni della provincia e stabilite le linee d'azione da attuare anche in vista dell'evoluzione della situazione meteo nei prossimi giorni. La prefettura mantiene un costante contatto con i sindaci e il CCS continuerà nell'attività di monitoraggio e coordinamento. E ora cambiamo argomento. Come ogni 2 di novembre, al cimitero militare francese di Venafro, la solenne commemorazione in onore dei caduti transalpini. A margine il sit-in dei familiari delle vittime delle marocchinate. Ce ne parla Domenico Marzocchella. Il silenzio intonato dalla fanfara che squarcia l'irreale silenzio di una strada di solito trafficata nell'occasione ferma. Come ogni 2 di novembre iniziano così le celebrazioni al cimitero monumentale militare francese di Venafro. Il picchetto d'onore di militi francesi e italiani, seguito dall'alza bandiera del drappo tricolore transalpino. In questo cimitero 3.000 tombe di soldati venivano dal Senegal, dal Marocco, dalla Tunisia e dall'Algeria. Erano cristiani, musulmani, animisti, ebrei ed atei, tanto diversi, ma uniti nel nome della battaglia per la libertà. È il passaggio culminante del discorso commemorativo di Lys Montumalaya, console generale francese di stanza a Napoli. Oggi è un momento molto importante perché rendiamo omaggio ai nostri caduti delle guerre. È importante quest'anno perché la guerra è ritornata alle nostre porte e vorrei pensare a tutti i civili che sono caduti. A seguire anche questo passaggio, parte integrante del consolidato canovaccio, il ricordo delle autorità impresso sul registro delle presenze. Il riferimento alla drammatica attualità della guerra riproposto dal vescovo Monsignor Camillo Cibotti e dal sindaco di Venafro Alfredo Ricci. È un momento questo dove non solo l'Ucraina, non solo il Medio Oriente, ma dovunque esistano focolai di guerra, l'umanità deve scuotersi e ricercare dialogo per una pace che sia sempre più duratura. Ecco, non è mai banale, può sembrare banale se ci rendiamo conto che ogni anno commemoriamo e poi le guerre aumentano, ma in realtà non lo è, perché voglio sperare che si tratti sempre di quella goccia in un oceano, probabilmente, ma che se non ci fosse all'oceano mancherebbe. Costruito tra il settembre del 1945 e il dicembre del 1946, il mausoleo francese di Venafro è il più grande tra i 3 cimiteri di guerra francesi presenti sul territorio italiano. A margine della cerimonia, la silenziosa ma ben visibile presenza in un sit-in di un gruppo di persone provenienti dal Basso Lazio, lì per accendere i riflettori su una delle pagine più buie di quei terribili anni, le marocchinate,
ovvero gli stupri di gruppo, le uccisioni, i saccheggi e le violenze di ogni genere perpetrate da soldati appartenenti alle truppe coloniali francesi ai danni della popolazione civile in Ciociaria. Il sindaco Ricci va ad incontrarli. Siamo qui perché l'Italia riconosca una giornata per le vittime delle marocchinate, parliamo di 60.000 stupri. Il senatore Di Priamo ha già presentato una proposta di legge che istituisce il 18 maggio giornata in ricordo delle vittime marocchinate e siamo qui anche perché la Francia deve riconoscere il crimine di guerra che è effettuato sulla popolazione italiana. È lo stupro di massa più documentato della storia. Il presidente della regione Francesco Roberti ha presentato una proposta di legge regionale concernente le modifiche allo statuto della regione Molise. Tra le novità introdotte c'è la possibilità di nominare fino a due sottosegretari scelti tra i consiglieri regionali e l'istituzione della figura del garante per l'infanzia e l'adolescenza. E il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante ha convocato per martedì 7 novembre, con inizio dei lavori previsto per le ore 10, la prossima seduta del Consiglio regionale che sarà dedicata interamente agli atti rogatori. Tra i temi principali in discussione, ambiente, sanità e migranti. Andiamo ora a Isernia. Gli effetti horror della droga. Nella serata di Halloween la Croce Rossa ha allestito in piazza Celestino V un gazebo. All'interno una simulazione di ciò che avviene al corpo umano dopo l'assunzione di alcol e stupefacenti. Vediamo. Il consumo di droga visto come una storia dell'orrore è in questa chiave che la sezione isernina della Croce Rossa italiana ha predisposto per la serata di Halloween una campagna di sensibilizzazione contro l'assunzione di stupefacenti e lo ha fatto allestendo in piazza Celestino V una Junkies House, una tenda da campo all'interno della quale i cittadini, in particolare i più giovani, hanno potuto sperimentare in prima persona gli effetti che il corpo umano subisce dopo aver fatto uso di droga o alcol, col supporto dei volontari, alcuni dei quali mascherati da streghe, zombie e fantasmi. The Junkies House è un'iniziativa del Comitato di Isernia, in quanto la Croce Rossa è sempre sensibile a tematiche importanti come quello delle droghe. In questo gazebo andremo a simulare gli effetti collaterali di alcune droghe potenti, come la droga zombie, la droga cannibale, la GHB, comunemente conosciuta come la droga dello stupro. Le notizie nei telegiornali italiani parlano purtroppo spesso di episodi di maltrattamento dovuti a queste droghe, a effetti collaterali importanti come possono essere quelli di morte e di coma. E noi siamo qui per sensibilizzare le giovani generazioni a non usufruire di questi mezzi per potersi divertire o per superare traumi e cose negative della propria vita. Grazie all'uso di specifici strumenti come degli speciali visori, le sensazioni fisiche dovute all'assunzione di stupefacenti e di alcol sono state riprodotte in modo da risultare particolarmente fedeli alla realtà. Attraverso l'utilizzo di particolari occhiali e grazie anche a dei simulatori professionisti appartenenti proprio alla Croce Rossa italiana saranno simulati appunto questi effetti collaterali e si potrà vedere attraverso quindi questi occhiali particolari cosa vede appunto un drogato oppure un alcolizzato. Il quartiere Vazzieri di Campobasso ancora una volta preso di mira dai ladri. La notte scorsa i malviventi si sono introdotti in diverse abitazioni situate in via Carducci, tra cui un condominio in cui hanno minacciato un vigilante con un'arma da taglio per paura di essere intercettati. La banda di ladri è poi fuggita, a quanto pare, a bordo di un'auto. Anche a Baranello e Riccia sono stati messi a segno alcuni colpi nei giorni scorsi. Sugli episodi indagano le forze dell'ordine. Qualità d'eccellenza e valorizzazione della biodiversità a Venafro, tra degustazioni e informazioni, l'incontro con alcuni produttori di olio. Scopriamo di più con Domenico Marzocchella.
A Venafro, nel corso della recente iniziativa della camminata nel Parco regionale dell'Olivo, l'occasione per incontrare alcuni produttori e per assaporare, accompagnato da pane nostrano e da taralli, anche quelli realizzati col medesimo prezioso ingrediente, alcune varietà del nettare verde. A proposito, all'ombra degli olivi nell'area picnic, in una giornata che per clima e temperatura sembra risalire ad un'altra stagione, invece assai recente, uno degli espositori ci parla di un progetto negli uliveti di Venafro e del Venafrano, incentrato sulla biodiversità. Allora, noi produciamo due oli, uno è l'aurina, che è l'oliva quella autoctona di Venafro, sul Campaglione, che è il parco regionale storico dell'olivo, e poi stiamo facendo un discorso sulla biodiversità della zona di Venafro, quindi cerchiamo di rilanciare e produrre oli anche con altre olive che sono meno conosciute e non si trovano gli oli. Quindi fino adesso abbiamo fatto aurina e sperone di gallo, che è un'oliva con delle proprietà nettamente diverse, e l'anno prossimo usciremo con la paesana bianca. Il Molise ha 19 cultivar regolarmente riconosciute, e alla fine, quando noi abbiamo delle olive, è un territorio che ha tante olive, perché perderle e non presentarle più come prodotti? Questa è la domanda che mi sono posto. E a proposito di produzioni d'eccellenza, torniamo ad incontrare il signor Ernesto nel suo uliveto alle pendici del Campaglione, con tanto di premi che lo attestano. Solo quest'anno sono 22, una produzione, il Licinius, di valore assoluto. Dopo il recente riconoscimento conquistato a Dubai, Ernesto sta per ricevere una coppa di rilevanza mondiale. Noi abbiamo investito sulla qualità, per garantire appunto la salute del consumatore. Quindi noi le olive le raccogliamo verdi, le raccogliamo con tanta peculiarità, e è ovvio, quando si raccolgono verdi, si ha tutta quella metodologia così importante, così fine, per garantire questo prodotto, è ovvio che poi alla fine il successo viene da sé. Da un altro produttore, conoscitore della millenaria storia dell'agricoltura del territorio, un'interessante ipotesi che lega in modo indissolubile Venafro ai suoi uliveti. Possiamo dire che Venafro esiste grazie ai suoi uliveti? Probabilmente sì, perché se pensiamo che i romani hanno costruito le loro città in zone che erano perfettamente stabili. Qua invece a Venafro ci troviamo in un cono di deiezioni della montagna, che però è diventato stabile proprio a seguito delle lavorazioni fatte dall'uomo, cioè piantumazioni di alberi secolari e soprattutto realizzazione di muri a secco. E quindi hanno permesso effettivamente a Venafro di avere questa storia, che ha consentito in tutti questi anni di non avere smottamenti, frane, caduta massi. Un filo d'olio in coppa una bruschetta e un'insalata ricca di sapore. E che vuoi più per consolare il cuore, per cappucciare l'amaro della vita? Un filo d'olio in coppa a due fasole, limone, spicchieraglie e pardesini. Un vino russo fresco alla cantina e poi diventa scesa la salute. Un filo d'olio con le friarelle, però non ti scordare le raselle, chi le farà viva pure le porte. E tutta questa energia ti verrà agli porte. E mangi e vivo con una buona sorte. Questa è la festa. Canta, suona e balla. Fraula, cicifringola e taralla. Si è conclusa ieri un'ampia operazione della Guardia Costiera di Vasto finalizzata alla tutela dei consumatori di prodotti ittici. I militari sono riusciti a bloccare un veicolo sospetto lungo la Statale 16 e a sequestrare 100 kg di vongole sprovviste del previsto bollino sanitario e quindi senza tracciabilità destinate al mercato molisano. Il trasportatore è stato multato per circa 2.000 euro anche in conseguenza del trasporto del prodotto ittico su un mezzo non adeguato allo scopo e sprovvisto di relativa idoneità. Aperta la terza edizione di Molicrom, il festival della fotografia nomade, mostre, talk e workshop in programma fino al 10 dicembre. Ieri l'incontro con il maestro Michael Yamashita, che ha interpretato il viaggio sulle tracce di Marco Polo. Per noi c'era Francesco Adamo.
Inaugurata la terza edizione di Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, mostra che sarà visitabile fino al 10 dicembre. Sarà interpretato il nomadismo in una prospettiva culturale e filosofica. Mikhail Yamashita interpreta il viaggio fatto da Marco Polo. Nel 1926 la rivista National Geographic fece un articolo che parlava di Marco Polo, nominandolo il più grande viaggiatore di tutti i tempi. Nel 96 però uscì un libro dove una giornalista si fece venire il dubbio e disse: ma Marco Polo ha fatto veramente o no questo viaggio? O semplicemente invece di farlo ha parlato con persone che venivano da quei posti e poi ha riferito cose che aveva soltanto sentito dire? E allora a questo punto dobbiamo fare una cosa importante: rifacciamo il viaggio e dimostriamo quello che ha fatto Marco Polo facendo lo stesso percorso, incontrando le stesse persone. La mostra ci permette di scoprire le terre visitate dal grande veneziano, confrontando il passato ed il presente dei luoghi. Mike Yamashita, che è questo fotografo famosissimo a livello mondiale del National Geographic, che ha ripercorso tutte le tappe, tutte le tracce di Marco Polo, rifotografando i posti dove Marco Polo è stato. Sono posti che sono citati nel Milione, si ritrovano proprio esattamente gli stessi luoghi, raccontandoli per come li ha trovati adesso. La fotografia è un mezzo potente per viaggiare attraverso gli occhi di un altro. L'IA è uno strumento potente che ci permette di conoscere, di viaggiare attraverso gli occhi di grandi viaggiatori e di capire che alla fine siamo tutti uguali. Siamo un mondo che sta vivendo un momento difficilissimo e lo sguardo su queste culture, su queste popolazioni non può che aprirci ad una conversazione che è una conversazione di pace. Per cui è importante la cultura, è importante conoscere, è importante aprirsi agli altri. Disagi per i passeggeri del treno per Roma in partenza questa mattina alle 8.06 da Venafro. Come riferisce la pagina Facebook Il Binario 20 Bis, che ha raccolto la testimonianza dei viaggiatori, gli utenti non sono stati fatti salire sul convoglio presente stazione per via di un problema sulla linea verificatosi nei pressi di Ceprano. Il bus sostitutivo è arrivato dopo un'ora. I passeggeri lo hanno atteso sotto la pioggia, mentre il treno, scrivono dal Binario 20 Bis, è comunque ripartito vuoto per la capitale perché in giornata avrebbe dovuto effettuare il servizio di ritorno. E in occasione della commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre, il notaio Giuseppe Gamberale ha pensato di dedicare loro una poesia. Vediamo il servizio di Michele D'Alessio. Con noi il notaio Giuseppe Gamberale ci vuole far conoscere un suo lavoro, un omaggio ai caduti. Io facevo il notaio, venne una signora che portava il lutto. Cioè, io dico: ma da che è successo? Cioè, mio marito è morto in guerra. Il bambino, mentre la mamma mi raccontava, si mise a piangere. E allora praticamente mi commossi pure io e feci in suo onore questa poesia ai caduti di tutte le guerre. Al mondo porgo commossi saluti per i tanti suoi innocenti caduti, per quelli morti in cielo, mare o terra, vittime tutto dell'orrenda guerra. Ognuno porti allor tante mimose, mazzolini di viole e molte rose. Lo ricordo sarà imperituro per dovunque, in presente e nel futuro, finché ci sarà pietà e amore, fino a che il sole irradierà calore. Guardo i presenti sanguinosi scempi e va il pensiero lontano ad altri tempi. Meglio tornare alla più antica era, quando battaglia e guerra ancor non c'era. L'uomo vive su piante di banane, non scende a terra, vola sulle liane, non ha capanna, eppur salta giù l'ivo di malattio, di ferro e fuoco privo. Tempi beati, non v'erano bombe, missili tale da far le catombe, non v'era neanche caccia da bombardamento, cannone o campo di concentramento.
ora il pensiero ora a te, bambino caro, ti toccò un destino molto amaro. In battaglia perdesti già tuo padre quando era in grembo alla povera madre. Lacrime versi dagli occhioni azzurri, papà nel sonno, sovente sussurri. Il tuo pianto mi ha dato ispirazione a cantare i caduti con passione. Accarezzo il tuo viso e tu mi dici, i mortali saranno assai felici se si bandisce la guerra furente, se pace regna sempre tra la gente. Facciamo il punto insieme ad Antonia Cristinzio sulle news più importanti di oggi. Sì, Carla, le notizie di questa sera. Andiamo su Sky TG24 che ci aggiorna in diretta sull'allerta maltempo. 7 morti in Toscana e sonda il Bisenzio, allagati ospedali. L'allerta maltempo in gran parte dell'Italia. Gianni ha detto oggi in Consiglio dei Ministri lo stato di calamità nazionale per la Toscana. È già passata la piena dell'Arno a Firenze senza criticità, dice il governatore toscano, ma è prevista nelle prossime ore a Pisa. Almeno 48.000 persone senza luce. Domani, sabato 4 novembre, l'allerta rossa invece è sul Veneto orientale. Andiamo sull'ANSA, la politica. Il Consiglio dei Ministri approva il premierato. Meloni, la madre di tutte le riforme, dice ora decidono i cittadini, via libera anche al decreto attuativo per il concordato biennale. Il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato all'unanimità il disegno di legge sulle riforme costituzionali. TGCOM 24, il conflitto in Medio Oriente. Netanyahu a Hezbollah ha detto l'escalation vi costerà cara e dice no alle richieste USA, il rilascio degli ostaggi o nessuna tregua. Tajani nel frattempo dice altri 7 italiani fuori dalla striscia. Intanto vediamo se è aggiornato in diretta il sito di TGCOM 24. Raid israeliano su un'ambulanza. A bordo c'erano armi di Hamas. Mattarella ha detto oggi da 70 anni non si trova una soluzione condivisa al conflitto. ADN Cronos, la cronaca, l'omicidio di Saman. Parla il padre, non l'ho uccisa io, è stato qualcuno in famiglia. Vedete la foto esclusiva che li ritraeva entrambi. Il padre della ragazza uccisa ha detto sono sicuro. L'omicidio è avvenuto in ambito familiare. Carla, erano queste le notizie delle ultime ore. Grazie Antonia per gli aggiornamenti dall'Italia e dal resto del mondo. Passiamo al meteo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi 3 novembre. Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sui litorali, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge e rasserenamenti nel pomeriggio. Nubi sparse invece nelle ore serali. Sul subappennino, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge. Sull'Appennino, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti tesi dai quadranti sud-occidentali, mare molto mosso. Temperature, Campobasso minima 13, massima 16, Isernia minima 14, massima 16, Termoli minima 17, massima 24, Venafro minima 15, massima 17. Previsioni per domani 4 novembre. L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, sui litorali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sul subappennino, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Mentre sull'Appennino, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali, in rotazione ai quadranti orientali. Mare da mosso a poco mosso. Temperature, Campobasso minima 8, massima 15. Isernia minima 9, massima 16. Termoli minima 13, massima 19. Venafro minima 9, massima 18. Con le previsioni del tempo è tutto, grazie per essere stati con noi e buona serata.